Ciao amici, in questo periodo il fitness impazza ovunque, da TV e riviste fino a Instagram, tutti parlano di fitness e per fortuna così stiamo più in forma. Io quest'anno divento una fitness girl, sì, buona idea. Ecco allora 5 falsi miti sul fitness, cioè 5 cose in cui molti di noi credono ma che in realtà non sono vere, insieme alle spiegazioni scientifiche del perché. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Sudare fa dimagrire. Questo è un classico e sono sicura che molti lo abbiamo pensato almeno una volta. Perché non è vero? Non come pensiamo. Il sudore viene disperso dal corpo per mantenere la temperatura interna regolare, ma non comporta un dimagrimento. È l'attività che brucia calorie e grassi a farci dimagrire. 2. Sgarro, poi palestra. Soprattutto quando si inizia, un tipico pensiero è: siccome vado in palestra, uno sgarro ci sta. La verità è che la palestra non può compensare le conseguenze di un'alimentazione scorretta. 3. Bambini attivi. Mi è capitato di sentire mamme dire che loro figlio era molto attivo e quindi non aveva bisogno di fare sport. Bisogna fare attenzione. Lo sport per i piccoli serve a sviluppare coordinazione e movimento, a socializzare, a stimolare la crescita e la disciplina. Non è la stessa cosa che correre su e giù per casa o in giardino. Siete d'accordo? Allora, prima di vedere i prossimi falsi miti, iscrivetevi, attivate le notifiche e aiutatemi a divulgare lo stile di vita trendy e sano abbonandovi al mio canale. Info in descrizione. 4. Ho una certa età. Per chi ha qualche primavera in più, o magari per i genitori o parenti più anziani, a volte l'età diventa una scusa per non fare sport. Alla mia età non ci si mette la tuta, non ci sono sport per me, ho dolori. Sono alcune delle scuse per non fare esercizio, che invece è importantissimo anche nella terza età. Per esempio ginnastica dolce, pilates, yoga posturale vanno benissimo. Chi è di Milano e vuole fare training personalizzati per tutte le età può venire nel mio centro, lo spazio Solo Salute, dove organizziamo corsi in piccoli gruppi ben seguiti. Info qui sotto. Se siete lontani potete seguire gli allenamenti con la mia amica Serena che trovate nella playlist dedicata. 5. Dolori? È l'acido lattico. Il classico indolenzimento post-attività, quello che arriva il giorno dopo aver fatto sport, viene erroneamente attribuito all'acido lattico, ma non è così. L'acido lattico viene prodotto durante lo sforzo e il corpo se ne libera entro qualche ora. Il dolore del giorno dopo sono le micro lesioni delle fibre muscolari causate dallo sforzo. La soluzione per ridurre questi sintomi è un buon riscaldamento pre-workout. Ci sono tanti piccoli accorgimenti per fare esercizio in modo ottimale e non ci sono scuse. Se volete ottenere la migliore performance durante i vostri allenamenti, in descrizione vi lascio il link ai prodotti sani della Foodspring, l'azienda con cui collaboro, per aumentare la massa magra, sostenere il metabolismo, tonificare la muscolatura e ridurre la fatica post workout. Ora non mi faccio più fregare da questi falsi miti. Bene, condividete il video, informiamoci con notizie vere e non fake news. Vivi consapevole e vivi meglio!